Salto 2024, buona giornata a tutti, secondo giorno di questa vita immaginaria, vita delle meraviglie, vita dello stupore proposto dal Salone del Libro Torino 2024, stand di Future Channel insieme con Camere di Commercio, ovviamente Salone Internazionale del Libro, Arena Bookstock, siamo nel padiglione dei giovani, il padiglione più frizzante e ovviamente qua con noi Rete 7, salutiamo tutti i telespettatori che ci seguono dal mattino presto, abbiamo già visto alcuni contenuti e i ragazzi di Don Bosco, Salesiani di Don Bosco qua presenti con la parte della struttura tecnica per realizzare questa diretta e i contenuti editoriali. Buona giornata Massimo e buona giornata, Emiliano. Buona giornata. Che poi presentiamo, Emiliano, ti presentiamo a breve, ovviamente un saluto iniziale era doveroso. Nello stand di Camera, mentre qui al Book Club c'è un evento proprio di Camera dedicato all'imprenditoria femminile, no? E manderemo poi il contributo che ce lo racconta ancora meglio. Con te, Emiliano, oltre a dare il buongiorno, parliamo di quello che è un po' il tuo lavoro all'interno di Camera di Commercio, che sta proprio bene, secondo me, è il cuore di questo stand, giovani e imprese per costruire insieme il futuro. Ossia, parliamo di quello che è il settore, nuove imprese della Camera di Commercio, dei progetti Erasmus per i giovani. Quindi qua ti senti doppiamente a casa. Diciamo che il settore in cui lavoro è il settore che si occupa di dare assistenza a chi ha un'idea imprenditoriale e la vuole sviluppare. Quindi noi ci occupiamo a 360 gradi di assistere aspiranti imprenditori che spesso sono giovani, quindi il nostro target sono prevalentemente giovani che vengono e che vogliono raccontarci il loro progetto. La loro idea. Esattamente, sì. Spesso sono idee magari, diciamo così, un po' confuse, sono dei sogni più che delle idee. Noi cerchiamo di trasformare questi sogni in qualcosa di concreto. Quindi c'è un doppio lavoro di ascolto, un ascolto della realtà, di ciò che propone la realtà e di ascolto dei sogni e di interpretazioni. Sì, beh, non mi lancerei in mosse così ardite, però la cosa bella appunto è trovare persone molto motivate che credono fermamente nel loro progetto. È chiaro che diventare imprenditori vuol dire superare tutta una serie di scogli che quotidianamente un imprenditore deve affrontare. Il nostro compito è un po' quello di mettergli davanti, fargli delle domande per fargli comprendere quelle che possono essere delle difficoltà che potrebbero incontrare. Quindi spesso giochiamo anche un ruolo un po' da cattivi. Allora, noi porteremo avanti questa diretta televisiva insieme con la tua compagnia, poi attendiamo il segretario generale di Camera di Commercio Guido Bolatto qua ai nostri microfoni per andare a chiudere un po' e a tirare le somme di questo inizio di seconda giornata. Abbiamo una serie di contributi che abbiamo realizzato tra ieri sera in chiusura di salone, quando pian piano le persone ci... scusate, un amico da salutare, colui che segue la produzione editoriale, la proposta editoriale di questo salone, quindi era doveroso. E stamattina, perché il salone si sveglia al mattino presto, gli autori li vedi camminare con le loro borse indaffarati cercando la sala dove incontreranno il proprio pubblico. Quindi io direi alla regia di preparare i contributi realizzati ieri sera. Abbiamo chiacchierato con Giacomo Poretti, con Pennacchi, con Andrea Pennacchi, con il già presidente della Camera Luciano Violante e diversi altri contributi. Prima di lasciare lo spazio alle loro voci, però ti chiederei una cosa. Dal tuo osservatorio, tu hai parlato di sogni e concretezza di questi sogni. La generazione dei giovani che si presentano a presentare questi sogni è più concreta o meno concreta rispetto ai giovani delle generazioni passate? Perché è un osservatorio particolare, no? Spesso si parla dei giovani rispetto alle problematiche, rispetto ai progetti. Tu invece dici, no, io ho gente che vuole fare un'impresa. Ma sicuramente c'è molta più concretezza, però la vera difficoltà è avere poi gli strumenti per poi affrontare il mondo che ci circonda. Per cui il nostro compito è quello di dare questi strumenti, dare queste basi solide affinché poi i giovani possano muoversi a loro agio in un ambiente che comunque non è semplice, quello dell'imprenditoria. Per cui c'è concretezza, però c'è anche molto bisogno di avere supporto e strumenti.
Allora, lascerei lo spazio alla regione. Massimo, tu sei d'accordo? Nel mentre puoi presentare la tua idea di imprenditoria giovanile a Emiliano? Assolutamente no. Resti un giovane alternativo? Resto un giovane alternativo, non imprenditore però. Un già giovane. Voi di Camera, proprio del tuo settore, avete immaginato quelli che sono degli strumenti per dare una risposta concreta? Sì, la Camera di Commercio di Torino sono ormai 10 anni che promuove un'esperienza molto interessante, direi anche utile, che è quella del progetto Erasmus per giovani imprenditori. Che non l'Erasmus legato all'università, alle scuole, ma specifico per idee imprenditoriali. Assolutamente, quindi il target sono gli imprenditori, neoimprenditori, aspiranti imprenditori, e invece quegli imprenditori invece esperti, quindi quegli imprenditori che hanno maturato nel corso della loro vita professionale un'esperienza significativa e che intendono metterla a disposizione di queste persone che spesso sono, anzi quasi sempre sono giovani. È un programma che mette in atto quello che in qualche modo Profumo ha profetizzato, cioè l'idea che ci sia un legame tra il territorio e il resto del mondo. E il programma coglie un po' proprio questa filosofia, è un programma della Commissione Europea che ha proprio come scopo quello della mobilità, in questo caso degli imprenditori, per metterli in contatto con esperienze che possono essere simili o molto diverse, ma che possano arricchire quel bagaglio di conoscenze e di esperienze che possono essere utili all'aspirante imprenditore per sviluppare poi la sua attività nel proprio territorio, nel proprio quartiere. Scusa la domanda da profano, sì. No? Questo progetto Erasmus per imprenditori, mentre tra l'università immagino che sia più semplice creare il link, creare la rete, immagino che questo progetto di Erasmus per imprenditori richieda la costruzione di una rete di imprese sparse almeno sul territorio europeo, sì, o su una parte di questo, e enti simili, io non so se in Europa, all'ente camerale. Esattamente. Quanto è importante questa rete e come la sviluppate? Ma allora, è un programma, come dicevo, della Commissione Europea che ha sviluppato tutta una rete di quelle che vengono chiamate organizzazioni intermediarie, che sono prevalentemente camere di commercio, organizzazioni di categoria, che hanno il compito in ciascun paese di facilitare questo rapporto. Per cui è una rete che si alimenta sia a livello europeo ma anche a livello locale, perché noi a nostra volta abbiamo una rete di imprese locali che sono interessate e disponibili ad accogliere presso di loro questi imprenditori stranieri. Quindi ciascuna organizzazione intermediaria sviluppa questa sua rete a livello locale. Ma una cosa vorrei, visto che è interessante perché ha proprio una base di formazione che è parecchio importante ed è simile all'attività universitaria, è molto, sì, simile. Ma ci sono più le persone che vanno all'estero o sono di più quelle che dall'estero vengono in Italia per questo tipo di formazione? C'è una leggera prevalenza di aspiranti imprenditori che vogliono fare l'esperienza all'estero, soprattutto in Spagna, nel Regno Unito, fin tanto che è stato all'interno dell'Unione Europea. Però devo dire che c'è anche un discreto numero di aspiranti imprenditori, soprattutto dall'est Europa, dalla Francia, anche dalla Spagna. E tipo di attività prevalente? Ma allora, le attività sono le più disparate, perché veramente il programma abbraccia qualsiasi ambito economico, quindi si va dal turismo, ai servizi alla persona, ICT, immagino. ICT, tantissimo. Però diciamo che gli aspiranti imprenditori stranieri sono molto attratti dalle potenzialità del nostro settore turistico, quindi spesso vogliono sviluppare delle attività nell'ambito dell'enogastronomia. Diciamo che questo sicuramente è anche nella moda, per esempio anche nella moda, quei campi tipici del Made in Italy hanno... Emiliano, su questo tu, sì, hai un nome, una storia da raccontarci che magari hai seguito più da vicino, che può essere un po' emblematica o comunque, sì, un tipo di storia. Ma una storia interessante è quella di un ragazzo molto giovane della provincia di Torino che faceva cappelli, era un artigiano che si è messo in testa appunto di produrre cappelli e attraverso il programma, perché il programma diciamo che... E non faceva di cognome Borsalino. No. Ti permette di andare anche in realtà in paesi extraeuropei, ad esempio gli Stati Uniti.
Quindi lui è riuscito tramite il programma a entrare in contatto con un'impresa di moda che sta a New York e ha avviato una collaborazione con questa, ha fatto su Erasmus di 3 mesi in questa azienda di New York e adesso ha aperto un punto vendita a New York. Quindi è stata un'esperienza molto utile perché gli ha aperto veramente un mercato che altrimenti... su questo ho una domanda, ma lascio poi lo spazio a un contributo, così ci pensiamo un attimo. Quanto questo investimento, al di là di essere un investimento sulle persone chiaramente, diventa anche una semina a lungo periodo rispetto all'export, alla facilitazione dell'export, piuttosto che all'attrazione di capitali che dall'estero vengono a investire in Italia. Con Emiliano Iannone, Progetti Erasmus, Nuove Imprese, Imprenditoria Giovanile, ce l'avamo lasciati prima di Toto Cascio e i piacevoli incontri, no? Della chiusura della prima giornata di Salone, con una domanda: quanto questo investimento è un investimento a lunga gittata rispetto alla possibilità di alimentare l'export, perché giovani che hanno conoscenze di mercati stranieri potranno avere in futuro una mentalità meno local o non solo local, e quanto per l'attrazione di capitali, in quanto giovani che vengono in Italia a sperimentare come fare impresa potranno in futuro scommettere sull'Italia. Assolutamente sì, diciamo che è proprio un investimento a bassissimo costo, perché in realtà diciamo, questo investimento è soprattutto un investimento di tempo che le persone devono mettere a disposizione. Parlo soprattutto di chi accoglie, che poi alla fine ha una persona in azienda che deve seguire, deve formare, deve aiutare a crescere, ma non c'è un ritorno immediato, no? Il ritorno appunto c'è nel lungo periodo, perché queste opportunità creano altre opportunità, quindi mercati che vengono scoperti, canali commerciali che si aprono, collaborazioni solide che nascono poi da avere avuto un periodo di tempo per conoscersi e per capire bene quali potevano essere questi spazi di collaborazione. E noi veramente abbiamo esperienze molto interessanti in tanti ambiti, proprio i più disparati, e questo ci conforta nel fatto che è un programma concreto, che quindi diciamo è vivo. Vivo, assolutamente, sì, sì. Emiliano, ma i ragazzi o i futuri o i giovani imprenditori che volessero avvicinarsi al vostro progetto, come possono fare? Cosa devono fare? Ma allora, innanzitutto possono trovare le informazioni sul nostro sito della Camera di Commercio, e attraverso il nostro sito c'è la possibilità direttamente di far domanda, quindi la domanda si fa online. Per chi è un aspirante imprenditore deve presentare anche un business plan. Il business plan è quel documento che descrive, racconta l'idea imprenditoriale. Questo è il primo step. Da quel momento in poi inizia una collaborazione attraverso la quale noi cerchiamo di facilitare la possibilità di matchare con degli imprenditori esperti sulla base delle indicazioni, delle aspirazioni, del settore. Quindi noi e degli strumenti informatici che ci mette a disposizione la Commissione cerchiamo di incrociare queste esigenze. I giovani imprenditori chiaramente ha un limite di età o non ha un limite di età? No. È una domanda interessata la tua? No, assolutamente. Conosco no. Molte persone che magari potrebbero essere interessate. Usi la televisione pro domo tua? No, diciamo che la parola giovani trae un po' in inganno, perché sembra che sia un programma destinato unicamente a chi è giovane anagraficamente. In realtà si fa riferimento a un'idea nuova, per cui non c'è nessun limite d'età, quindi chiunque può partecipare. E l'importante è avere un'idea nuova, un'idea innovativa, un'idea che poi possa diventare concretamente un progetto di impresa. E qua si mette insieme quello del progetto Erasmus con quello del settore che tu segui, che è quello delle nuove imprese. Esattamente. Una curiosità: vi è una tipologia di giovane che riscontri prevalentemente rivolgersi ai vostri servizi per cultura, per anagrafe, per provenienza sociale piuttosto che per provenienza scolastica? La domanda è un po' tendenziosa.
di sotto, lì sotto c'è un'altra questione. Esiste un divide non digital, ma relativamente alle questioni economiche, finanziarie e imprenditoriali, su cui lavorare preventivamente perché più giovani possano sapere e avere la cultura per rivolgersi a voi, per sfruttare queste opportunità? Sì, in parte questo divide esiste, è inutile negarlo, però è fondamentale anche in questo caso il ruolo della scuola e degli enti di formazione per avvicinare sempre di più il mondo dei giovani alle, in questo caso alle istituzioni, nel senso che la Camera di Commercio è un'istituzione che ha questa mission di anche promuovere l'educazione imprenditoriale all'interno dell'ambito come educativo. Diceva qualcuno, non c'è nulla di più pratico che una buona teoria. Esatto, sì, quindi quello che noi facciamo anche all'interno della Camera di Commercio è quello proprio di portare il mondo delle imprese più vicino al sistema scolastico, proprio per aiutare a comprendere quelle che sono poi le necessitudini che inevitabilmente... E le imprese piemontesi come accolgono gli Erasmus? Cioè, quando tu vai da un'impresa per creare quella rete di cui parlavamo prima, vie diffidenza, entusiasmo, se ne coglie il valore? Allora, un aspetto interessante è che alcuni degli imprenditori che ospitano sono stati a loro volta studenti Erasmus che sono andati all'estero, quindi hanno mantenuto vivo quel... Ha fatto bene a me, farà bene a qualcun altro. Esatto. Quella fiamma che si è accesa durante il soggiorno all'estero, e in qualche modo vogliono restituire questa esperienza che hanno vissuto ad altri giovani. Quindi, per cui non sono pochi i casi di persone che vogliono rivivere quell'esperienza che è stata molto importante per la loro vita. Però devo dire che in generale c'è molta apertura da parte delle imprese, anzi molto spesso vorrebbero anche accoglierne più di uno, cosa che invece in realtà non si può fare nell'immediato, ma dopo ogni progetto di accoglienza ne parte un altro, per cui ne puoi ospitare uno per volta. Però sono progetti sartoriali e quindi vanno gestiti uno sì, a uno. Ecco, sartoriale è proprio la parola giusta, perché gli imprenditori si scelgono in questo programma. E l'abbiamo detta così e non come nel mondo business, tailor made. Esatto. Noi in Piemonte siamo sartoriali, non siamo tailor made. Ci perdoneranno quelli che masticano l'inglese, milanese e bocconiano. Vabbè, ma siamo fatti così. Massimo, ti vedevo interessato. Poi dopo una domanda veloce, poi un altro contributo della regia. Guarda, per avvicinarci anche, perché quello che tu hai detto un pochino mi ricorda il sogno americano, è necessario avere già un'azienda che è partita, che funziona, o si può anche senza avere grandi disponibilità avvicinarci a questo tipo di progetto? Visto che il coro, come ci ha detto, che comunque sulla politica americana possiamo parlare, ti ci vedo col poster di Trump in camera, cioè Massimo. No, proprio no. Anche ma il taglio di capelli. Non c'entra nulla quello, io sto parlando di imprenditoria e di sogno americano in quel senso. Ma questa è una domanda che quando faccio formazione agli aspiranti imprenditori gli pongo io, nel senso, è necessario avere un capitale per partire? Ovvio che la risposta è sì, però è importante avere a disposizione un capitale per iniziare, ma è anche importante avere un'idea vincente, avere una motivazione forte, avere cognizione di causa di quello che andrai a fare, perché molto spesso avere i soldi, non avere tutto il resto, vuol dire spesso fare buchi nell'acqua. E noi, la nostra mission è proprio quella di prevenire questi piccoli buchi nell'acqua, che possono essere piccoli o grandi a seconda delle risorse che vengono investite, finanziarie, umane, di speranze, di sogni. Per cui sicuramente avere un capitale alle spalle è fondamentale, ma non indispensabile, ecco, nel senso che se non hai tutto il resto ti fai ben poco di un capitale. Mi ricordo una battuta di Gianni Vattimo, con cui inaugurava il suo corso di filosofia teoretica, si presentava così, chiedeva: quanti sono figli di farmacisti? Se qualcuno alzava la mano, diceva: cosa fate qui? Uscite immediatamente dalla